Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura alla cronaca, i carabinieri della Legione Abruzzo e Molise hanno illustrato un'attività investigativa che ha riguardato l'identificazione dei cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Operazione che ha riguardato diverse regioni italiane, fra cui per l'appunto Abruzzo e Molise, con la scoperta di 319 posizioni irregolari. Il servizio è di Paolo Renzetti. Quasi 2 milioni di euro di somme indebitamente percepite fra Abruzzo e Molise da persone che non avevano diritto alla misura del reddito di cittadinanza. Questo è il risultato dell'operazione portata a termine dopo 6 mesi di accertamenti dai militari dell'Arma della Legione Carabinieri Abruzzo Molise, che ha riguardato le due regioni con le relative 6 province. I carabinieri hanno controllato 6.445 nuclei familiari dei 27.632 in totale aventi diritto, riscontrando 383 irregolarità, di cui 319 di rilevanza penale e rimesse così all'autorità giudiziaria. L'intera operazione è stata illustrata questa mattina a Chieti dal generale Paolo Aceto. Io non farei una classifica delle regioni piuttosto che delle province che spiccano rispetto ad altre, ma anche nell'ambito dello stesso Abruzzo ci sono delle disomogeneità tra le varie province, quindi non si tratta di fare una classifica di aree più o meno virtuose. Certamente il fenomeno è abbastanza diffuso e varia in base ai controlli da percentuali che possono passare dal 3 al 10 al 15% dei casi di indebita percezione. Credo che uno degli aspetti principali sia proprio quello di difendere la legittimità della misura e quindi tutelare sicuramente le persone che, avendone diritto, si trovano ad essere penalizzate rispetto a quanti invece con qualche, diciamo, irregolarità riescono a beneficiare di una misura di cui non avrebbero titolo. È già uscito la notizia di titolari di autonoleggi, di possessori di immobili, di cittadini non residenti sul territorio nazionale che hanno simulato una permanenza, quella prevista tra i requisiti, che in realtà non avevano, quindi persone collegate a ambienti di criminalità, persone con precedenti di criminalità, ecco, tutte situazioni che nel dettaglio sono state riscontrate con un'attenta verifica da parte di tutti i nostri reparti. Veniamo ora al bollettino Covid. Quest'oggi sono 143 di età compresa tra 1 e 90 anni i nuovi casi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2.565. I guariti di oggi sono 56, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.097, 87 in più rispetto a ieri. Di questi 66 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 7, uno in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 2024 positivi accertati, 89 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.067 tamponi molecolari e risultato positivo il 4,6% dei campioni. Dei casi di oggi, 25 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 23 a quella di Chieti, 9 a quella di Pescara e 91 a quella di Teramo, che quindi è ancora la provincia più colpita. Uno dei positivi invece proviene da fuori regione. E a tal proposito, allora andiamo ad ascoltare il commento dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che in seguito alla cabina di regia ministeriale conferma che l'Abruzzo rimarrà zona bianca anche per la prossima settimana. Sebbene in un report europeo l'Abruzzo sia già zona gialla, ciò che ci fa rimanere in zona bianca è per l'appunto il tasso di ospedalizzazione. Ascoltiamo l'assessore Verì. L'Abruzzo resta in zona bianca, al momento non esiste il rischio di finire in zona gialla perché i numeri della nostra regione restano stabili e seppur con un aumento di casi, così come a livello nazionale, le ospedalizzazioni restano ben al di sotto della media. Dopo i timori emersi nelle ultime ore a sgomberare il campo dagli equivoci e a tranquillizzare gli abruzzesi è proprio l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì.
Dobbiamo innanzitutto precisare che noi rimaniamo ancora nella zona definita cosiddetta bianca, quindi si è creato un allarmismo inutile sul cambio della fascia colore dovuto a un'informazione distorta, perché noi andiamo avanti rispettando quelli che sono gli indirizzi e quelli che sono gli indicatori del Ministero della Salute. La regione Abruzzo è sotto la media nazionale riguardo a quegli indicatori. Abbiamo un aumento di contagi, stiamo raggiungendo quasi il 50% in base agli abitanti delle province, però gli indicatori relativi all'occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica sono molto di sotto della media nazionale. Questo allarmismo però è importante per far capire come bisogna continuare a portare avanti le norme comportamentali che non sono state assolutamente tolte, e quindi è un invito alla cittadinanza sia a vaccinarsi ma soprattutto anche a rispettare queste regole. Cambiamo argomento, Wheeling Tour tocca la nostra regione, l'iniziativa voluta dal sindacato per incontrare i cittadini questa mattina ha fatto tappa a Chieti, ospite di rilievo l'ex segretario nazionale generale della UIL e oggi numero uno dei pensionati, Carmelo Barbagallo, vediamo. Segretario, oggi a Chieti c'è Will in Tour, voi state girando l'Italia per incontrare i cittadini, in questo caso per incontrare soprattutto i pensionati. Questo è un momento di ripartenza, ma i problemi sono tanti. Stiamo incontrando tutte le cittadinanze anche per i problemi della sicurezza sul lavoro. Poi abbiamo tutta la partita della previdenza. Noi siamo un po' preoccupati perché abbiamo aperto un sacco di tavoli. L'unico che ha raggiunto un primo obiettivo è solo quello dei lavori usuranti e gravosi, ma tutto il resto ancora è fermo, diciamo, alle premesse. Le premesse sono: abbiamo bisogno di una legge per la non autosufficienza, abbiamo bisogno di allargare il potere d'acquisto dei pensionati attraverso l'allargamento della quattordicesima, l'adeguamento delle pensioni, i problemi della sanità di prossimità. Noi abbiamo visto quanti morti anziani ci sono stati nelle RSA che sono diventate le case di riposo eterno invece che case di riposo per favorire gli anziani. Bisogna fare in modo che ci sia una medicina attraverso i soldi che servono per la sanità che sia in condizione di far stare in ottima salute i pensionati, perché devono diventare di nuovo una risorsa per il paese, non possono essere un peso, e in questo chiedo anche un patto di generazionale con i giovani, perché i giovani possono dare una mano e possono essere aiutati dai pensionati. Oggi in ogni due famiglie, almeno in una, c'è un pensionato che partecipa economicamente o fisicamente ai problemi della famiglia. E allora, se sono il vero ammortizzatore sociale, bisogna ridargli potere d'acquisto. Per ridargli potere d'acquisto bisogna non pensare che le pensioni siano un costo per il Paese, ma bisogna discutere seriamente di avere la possibilità di concordare quello che si era detto nel 2020, il 14 marzo, quando abbiamo cominciato a parlare di salute e sicurezza nel lavoro e di uscire meglio dalla crisi attraverso le risorse europee rispetto a come era stato il Paese nell'economia degli anni passati. Capire le malattie attraverso il rapporto uomo-natura, e questo è il nuovo progetto dell'Istituto Zooprofilattico e del Parco della Maiella. Stefano Recanati. Una sfida ambiziosa dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise e del Parco Nazionale della Maiella per una collaborazione che mette insieme le buone pratiche, la lunga esperienza nel campo epidemiologico e i sistemi diagnostici dell'Istituto e le possibilità che derivano da un laboratorio a cielo aperto come quello del Parco, nel quale la conoscenza delle dinamiche ecologiche che regolano lo stato di salute degli animali selvatici è da anni supportata da un intenso lavoro di campo e da collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali di recente realizzate
realizzata da parte del Wildlife Research Center del PNM. In questo caso si tratta di un accordo che tende ad ampliare un settore di conoscenze molto specifico e che riguarda la fauna selvatica e tutto il potenziale che la fauna selvatica contiene, che può esprimere, diciamo, degli effetti nell'interazione con la fauna domestica e con l'uomo stesso. Quindi siamo in una linea di studio per vigilare sulla salute umana attraverso una migliore conoscenza della fauna selvatica. In virtù delle rispettive aree di attività e competenze, l'accordo mira allo sviluppo di servizi innovativi e di attività di ricerca in ambito eco-epidemiologico e gestionale sulla fauna selvatica. Si lavorerà per costruire un modello sperimentale di messa a sistema dei dati sanitari con elementi di ecologia delle popolazioni oggetto della sorveglianza epidemiologica. Nel tempo non si è perso niente, quello che è successo con la pandemia e quello che sta succedendo nell'evoluzione degli allevamenti ci dice che è importante avere delle informazioni dal punto di vista epidemiologico, soprattutto in ambienti aperti, cioè negli ambienti selvatici. Anche l'OIE, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, insiste sull'attenzione rispetto alla vita selvatica per ottenere informazioni più puntuali e più importanti. Nell'ambito di una nuova veste attrattiva per il porto di Pescara, dopo l'annuncio dei lavori di restyling, il Comune ha sottoscritto l'atto di licenza per cui è concessa la gestione dell'edificio dell'attuale stazione marittima sulla banchina sud. Vediamo il servizio. Un altro tassello importante per il progetto che sta ridisegnando il volto delle banchine nord e sud del porto canale di Pescara, destinate a diventare cuore dei piani di riassetto urbanistico dell'area marittima della città. Infatti sono state apposte le firme sull'atto di licenza che determina il subingresso del comune di Pescara in luogo della Camera di Commercio nella titolarità della concessione per la gestione dell'edificio dell'attuale stazione marittima sulla banchina sud, che presto accoglierà la nuova asta del pesce, mentre a nord sorgerà il cosiddetto Parco del Mare, che avrà un profilo prevalentemente culturale e turistico arricchito dalla presenza della realizzazione del Museo del Mare. Quindi sposteremo tutte le attività marittime nella zona sud all'interno del porto, mentre la zona nord, quella dove oggi c'è il Museo del Mare che sarà messo a regime e riqualificato nei prossimi mesi, dove c'è l'attuale mercato ittico all'ingrosso, verrà trasformata in una zona che abbia delle caratteristiche turistico-culturali importanti per la nostra città, una trasformazione totale che questa città merita. Notizia che vada ad arricchire l'avvio dei lavori annunciati dalla Regione Abruzzo, inizio previsto nei prossimi giorni per il completamento di quello che sarà il nuovo porto di Pescara. Non solo ci sono i fondi, ma ci sono anche i progetti, questa è la cosa più importante. Infatti le riunioni che abbiamo portato avanti con la Regione nei mesi precedenti stanno oggi concretizzandosi con progetti reali che porteranno alla realizzazione immediata del collegamento del Molo Nord con la diga foranea. È il primo passo per realizzare il porto di Pescara. I lavori partiranno nei prossimi giorni. Questa mattina al Parco della Scienza si è riunita la Commissione Sanità del Comune di Teramo, una convocazione richiesta dai consiglieri dei 5 Stelle per affrontare il problema delle lunghe liste di attesa che i cittadini denunciano per la radiodiagnostica negli ospedali teramani. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Sono lunghe le liste di attesa, soprattutto per la radiodiagnostica negli ospedali teramani, talmente lunghe che si è riunita per discuterne la Commissione Sanità del Comune di Teramo. A sollevare il problema la capogruppo consigliare dei 5 Stelle, Pina Ciammariconi, che ha snocciolato una serie di dati preoccupanti. Per un eco addome richiesto a metà ottobre, l'appuntamento comunicato dal CUP dell'ASLA di Teramo è per luglio 2022, per una mammografia maggio 2022, per una risonanza magnetica lombosacrale marzo 2022, per una TAC febbraio 2022. Le persone si ammalano come si ammalavano prima del periodo del Covid e della pandemia, si ammalano anche oggi, c'è bisogno di
visite diagnostiche, di esami diagnostici, di visite specialistiche, e per fare questo bisogna prenotarsi. Quando si è fortunati e si riesce a parlare con il CUP, le date che ci vengono date per la sanità nazionale sono assurde, non si può aspettare, per esempio la colonoscopia ottobre 2022, ma se il mio medico pensa che io abbia dei problemi e devo fare una colonoscopia, non devo aspettare fino ad ottobre 2022, ma sono morta per quella data. Quindi chiedo fortemente al sindaco, come ho già fatto in altri consigli comunali quando ne ho avuto l'occasione, lui come massima autorità per la sanità cittadina deve farsi portavoce di questo. C'è bisogno che chi viene pagato alla ASL per organizzare queste cose si preoccupi a dare delle soluzioni. Io come consigliera comunale posso soltanto sollevare il problema, che è il problema di molti cittadini. Poi c'è chi è pagato per trovare le soluzioni, che lavora alla ASL e che dovrà dare delle risposte ai cittadini. Al termine della riunione della Commissione Sanità del Comune di Teramo, alla quale ha partecipato anche il sindaco Gianguido D'Alberto, il presidente Vincenzo Cipolletti si è impegnato a portare a conoscenza del disagio delle lunghe liste d'attesa i vertici dell'ASL di Teramo, per trovare una soluzione ad un problema che potrebbe mettere a rischio la salute di tanti cittadini. La politica ci porta a Montesilvano. Dopo la rottura di Fratelli d'Italia con il sindaco Ottavio De Martinis per il mancato rimpasto di giunta, il coordinatore comunale Pasquale Cordoma minaccia di riconsegnare la delega al commercio dell'assessore Paolo Di Blasio. Vediamo. Certo, prenderò in considerazione quanto scritto sui giornali e dai giornali, ma so di certo e per certo che comunque c'è un dialogo costruttivo e sereno che in questi giorni si sta portando avanti, e spero che questo e solo questo porti a una situazione che possa portare la politica tutta a dare alla città quello che merita. Nessun problema maggioranza all'interno dell'amministrazione Ottavio De Martinis. In queste ore però Fratelli d'Italia ha annunciato ufficialmente la rottura politica con il sindaco dopo l'ennesimo rinvio per il rimpasto di giunta. A darne notizia il coordinatore cittadino del partito della Meloni ed ex sindaco del centro adriatico Pasquale Cordoma, il quale è pronto a ritirare la delega al commercio ora nelle mani dell'assessore Paolo Di Blasio. La richiesta da parte di Fratelli d'Italia in un'eventuale nuova giunta è quella di 2 o 3 poltrone per 2 uomini o al limite per un uomo e una donna. Il sindaco dalla sua però cerca di tutelare gli assessori eletti nella tornata elettorale del 2019 e non sembra pronto per il momento ad annunciare il rimpasto. Più che una soluzione si sta cercando tutti insieme, tra tutti insieme io metto anche Fratelli d'Italia, che comunque a livello provinciale e regionale ha sempre manifestato vicinanza nei confronti di Montesilvano e lo sta facendo anche in questi giorni. Sanno benissimo quanto ci sia comunque una difficoltà, perché c'è comunque gente eletta e che quindi ha avuto dei voti da parte dei cittadini che comunque va mandata a casa. Quindi io da sindaco, ma anche da primo cittadino, ma anche da papà, se vogliamo, politico amministrativo di tutta l'amministrazione, ritengo che ci sia sicuramente una legittima aspirazione da parte di qualcuno, ma che ci debba essere anche considerazione per coloro che comunque hanno rivestito bene il loro ruolo. Due serate di magia si svolgeranno il 12 e 13 novembre al Teatro Flaiano di Pescara. Un evento per famiglie con lo scopo di raccogliere fondi per l'acquisto di un dermatoscopio da donare alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Il servizio. La notte magica è arrivata alla sua 32esima edizione, il 12 e 13 novembre a Pescara, tanti spettacoli, assessore Paoni Saccone, assessore alla cultura ma anche alla salute e dunque anche il connubio, no, con questa raccolta fondi per la LILT. Sì, è importante, io ho pensato come assessore alla cultura ma anche come assessore con delega alla salute di poter organizzare un evento che aiutasse un po' diciamo questa associazione, la LILT, che è un'associazione che si preoccupa della
della prevenzione in primis, ma della prevenzione oncologica sotto ad ampio spettro. E in questo caso ci si è prefissati l'obiettivo da raggiungere, che è quello di poter acquistare il dermatoscopio, che è uno strumento indispensabile per poter individuare quelle che sono le neoplasie della pelle, quindi in questo caso è il melanoma. E quindi ho pensato di poter organizzare questo evento, questa serata, il 12 novembre, in modo tale da poter raccogliere dei fondi per poter poi arrivare e raggiungere questo obiettivo. Quindi io mi auguro che la cittadinanza tutta possa partecipare. C'è un biglietto di 10 euro e la gran parte di questo ricavato, detratte le spese che l'associazione dovrà sostenere, andranno proprio all'associazione LILT per poter acquistare questo dermatoscopio. Vi aspettate una grande partecipazione della città, ma non solo? Sì, io spero di sì, perché insomma è una causa nobile, è una causa importante, e quindi io mi auguro che il teatro sia completamente sold out. Portare i bambini, perché vediamo che sono degli spettacoli di magia, dunque anche i bambini possono assistere. Sì, è uno spettacolo che è stato proprio pensato per i bambini e per le famiglie, quindi mi auguro appunto che tanti bambini possano assistere a questo spettacolo organizzato dall'associazione del Circolo della Magia. È importante, insomma, è importante la presenza. E ora lo sport con il calcio di Serie C. Il Teramo ha lo sguardo rivolto all'importante gara di domenica contro la Fermana. Il tecnico Guidi conta di recuperare Arrigoni, in dubbio Soprano e Fiorani, mentre saranno sicuramente fuori Cucurullo e Trasciani e Kiermateng. Mostra fiducia il giovane difensore Ndrečka, che in Coppa ha fatto il suo debutto dal primo minuto in maglia biancorossa. Ascoltiamolo. Ma sì, era la mia prima presenza da titolare, la mia prima occasione. Ho cercato di rimanere concentrato in tutto l'arco della partita. Penso di aver disputato una buona gara, ma la cosa più che contava oggi non era tanto come giocava il singolo calciatore, ma la prestazione della squadra. La prestazione c'è stata, infatti abbiamo vinto e abbiamo anche passato il turno. A Montevarchi è stato un passo falso, che purtroppo non bisognava commettere, perché la partita di domenica con Montevarchi era molto importante. Purtroppo quel giorno è andato tutto male, dall'approccio, dall'intensità del gioco. Non siamo stati noi, perché in tutte le altre partite abbiamo fatto vedere intensità, abbiamo fatto vedere che correvamo tutti in avanti, la distanza tra i vari reparti era molto breve, molto corta. E purtroppo con Montevarchi è venuto a mancare tutto questo. E quando manca tutto questo, poi le partite si perdono e la prestazione non è buona. E invece oggi i reparti erano corti, correvamo tutti assieme in avanti, eravamo un blocco unico. E quando è così, i risultati poi si vedono. Sì, la differenza più grande tra la Primavera e la Serie C è sicuramente l'intensità. Perché a livello tecnico anche in Primavera c'è qualità. Però l'intensità di gioco in Serie C è 3-4 volte più alta. E questa è la differenza più grande. E uno che esce fuori dalla Primavera deve riuscire ad adattarsi il prima possibile, che se no purtroppo non trova spazio. E questa è la differenza più grande, l'intensità di gioco. Sicuramente volevamo fare bella figura, però noi siamo concentrati sul campo, ecco. Il nostro compito è di mettere in campo quello che il mister ci chiede giorno dopo giorno, e sicuramente il fatto di giocare davanti alla nuova proprietà, quello sì, ci ha dato una motivazione e una carica in più per riuscire a vincere e soprattutto fare prestazione, cosa che ci è riuscita molto bene. E nonostante fosse un match di Coppa Italia, il derby di mercoledì ripropone diversi interrogativi in casa Pescara. Biancazzurri quasi al completo, che sono attesi al Monday Night di Cesena, ma cercano ancora la loro identità di squadra. Il servizio è di Andrea Costantini. È bastata l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per riportare in casa Pescara un clima grigio tendente al nero. I propositi li aveva dichiarati il tecnico Auteri dopo la vittoria sull'Olbia. A Teramo non andremo a fare una gita, vogliamo passare il turno perché la Coppa è una competizione importante. E invece la prestazione della squadra ha lasciato a desiderare. La partita l'ha vinta chi più l'ha voluto. L'atteggiamento del Teramo era quello di chi voleva il risultato. Pescara invece a bulico, con pochissimi squilli, dei giocatori meno
impiegati solo Radaelli e Marilungo si sono fatti trovare pronti, male gli altri, con un Val di Fiori arrugginito, Clemenza e Rauti non pervenuti e Diambò che ha sulla coscienza l'unica nitida palla gol avuta dal Pescara dopo lo svantaggio, frutto di un errore individuale di Mungo più che di un'azione costruita. Sarà stata anche Coppa Italia, ma resta chiaro un altro aspetto, il fatto che il Pescara fatica ad avere una identità. Per l'ennesima volta Oteri ha cambiato modulo a inizio gara, stavolta partendo col 3-4-3 e a metà ripresa è passato al 4-3-3. Il problema è che le cose poi sono talmente peggiorate che nell'ultima parte del match il Delfino ha fatto solo confusione e in superiorità numerica ha rischiato di prendere il secondo gol, mai di pareggiare. E se in campionato con l'Olbia per la prima volta in campionato il Pescara non aveva incassato gol, mercoledì contro il Teramo per la prima volta in stagione non ha segnato. A Cesena dunque servirà un altro Pescara. È vero che Auteri rimetterà dentro i titolari o presunti tali, ma contro una squadra che la sua identità l'ha trovata da un pezzo, ha la sua solidità ed è la miglior difesa del girone, bisognerà sfoderare una prova di personalità. Un dato che può far sperare è che il Pescara in campionato in trasferta non ha mai perso e le sconfitte sono giunte in scontri diretti all'Adriatico, ma a 3 giorni dal match resta l'interrogativo: come giocherà il Pescara? Con quale modulo? Sono cambiati gli allenatori e quasi tutta la rosa, ma la domanda accompagna le ultime 2 stagioni in B del Delfino e anche la prima parte di questa di Serie C. Tranne di Gennaro e Chiarella, la rosa sarà praticamente al completo. In casa Cesena sono stati recuperati gli infortunati Adamoli, Zecca e Candela, non ancora Brambilla, che prosegue un lavoro differenziato. Il tecnico William Viali ha tracciato un bilancio delle prime positive 12 giornate, dando uno sguardo al big match di lunedì proprio con il Pescara. È chiaro che 12 partite, nessuno poteva immaginare di avere questo gruppo in questo momento secondo in classifica, e quindi questo insomma va a sottolineare un percorso iniziale fatto veramente bene, soprattutto in crescita, perché non dimentichiamo che siamo stati costruiti un pochino all'ultimo e riuscire a amalgamarci non è stato così facile o comunque così scontato, e il fatto che ogni partita, di partita in partita, la squadra è sempre cresciuta, e questo insomma sono segnali per me molto, molto positivi, questo al di là poi della qualità della singola prestazione, proprio nell'essere squadra, nel condurre le gare, nel giocare, nel prendere sicurezza delle proprie certezze e nell'arrivare ai risultati, perché è chiaro che poi quello che sta facendo veramente la differenza nel nostro percorso iniziale sono stati dei risultati straordinari e che ci hanno portato chiaramente poi a essere lì. E ora, come dicevi tu, arrivano 2 partite interessanti. Sarebbero state comunque interessanti, probabilmente visto il nostro percorso iniziale, saranno ancora molto più interessanti, magari ci potranno sicuramente, come tutte le partite, ma magari queste in particolare, dare segnali per capire a che punto siamo e a che punto potremo arrivare. E soprattutto, una cosa importantissima, che ci possiamo arrivare con grande positività. E diciamo che la pressione non deve stare sulle nostre spalle, proprio per le premesse che ci sono state in estate e per il percorso che abbiamo. Questa è una cosa molto, molto, molto positiva, che i miei giocatori si sono guadagnati nel percorso, e quindi devo fare un plauso, perché per questo mini percorso iniziale ho avuto una squadra che ha lavorato veramente tanto nei particolari, in voler migliorare, e ha spinto insomma tanto per cercare di portare a casa il massimo. E ora la pallavolo. In A2 la Sie Cortona giocherà lo scontro salvezza domenica alle 16 a Portoviro. In A3 la capolista solitaria Bapineto ospiterà pure domenica, ma alle 18 il San Donà di Piave. E in A2 femminile, altro turno interno dell'Altino, che alle 15 al Palasport di Lanciano se la vedrà con le Sicule dell'Aragona. In B maschile domani alle 18 l'Alba Adriatica riceverà il Falcolara. Il Paglieta giocherà alle 20 a Pozzuoli, e in B1 femminile match salvezza a Nocciano tra la Teatina Chieti e l'Isernia alle 17. In B2 riposa la vicecapolista Teramo, sempre domani alle 19, in programma Pagliare, Gada Pescara 3, e alle 19.30 Fasano, Cetias, Montesilvano, e allo stesso orario l'Annunziana Pescara, Trani al Palelettra.
E questa era l'ultima notizia, i nostri servizi sono online su tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie e buona serata.